Vai, Gemo, falla. Sì, prego. Siamo. Al meglio che puoi, sentiamo, sì, vediamo. Mischio, vaffanculo, vieni. Non so perché hanno kickato, che sta succedendo? Kickato, bravo! Kickato, Mischio. Così. Ma perché? Vabbè. Adesso questa trasmissione ho guadagnato sicuramente punti. Vabbè. Allora, visto che la vedete già lì, anche se il nome sotto ovviamente non è quello corretto. Ah no, adesso sì, adesso è tutto a posto. Oh, perfetto. C'è anche il nome corretto. Melanie Santa Maria, che conosciamo ovviamente tutti come Liliane, streamer, giocatrice di Clash e non solo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene, ho appena benvenuta finito in questa trasmissione di pazzi, come puoi vedere qua c'è il Revi, legge ogni volta di pazzi e non mi dicono me, scusa, non ho capito. Beh, siete che hai urlato fino adesso, non è che... Ma per le gag, Vischio, ovviamente. Ma... devo spiegare io che è per il content, per le gag, per il content. Fantastico, fantastico. Allora, come va, come stai innanzitutto? Ho la febbre. Ah, male. Sei stata alla Milan Games Week? No. Ah, ok, però perché ho il 80% delle persone che conosco, è stata la Milan Games Week, che è tornata stavo o male con l'influenza classica o col Covid. Quindi... Beh, infatti io ero tutta felice perché tutti i miei colleghi avevano preso la febbre, ho detto, ah, adesso il pubblico di Twitch me lo prendo io, e mi sono ammalata io, proprio presa dal karma. Fantastico. Quindi, purtroppo, il male perde, come sempre. Pazienza, pazienza, dai. Spero che comunque non sia nulla di troppo grave, che ti riprenderai... il prima possibile, ecco. No, vabbè, nessun problema, tanto si sta meglio. Si sta meglio. Buono, buono, questo mi fa piacere. Allora, senti, noi abbiamo tante cose da chiederti, di cui parlare sicuramente, però io direi di partire da quello più recente, ovvero dal risultato che avete ottenuto con Clash Midnight, che è il team ovviamente femminile dei Clash, che ha tanti team sparsi ormai un po' ovunque, ne ha uno anche femminile, e questa esperienza che avete fatto al Rising Star, che diciamo forse il primo vero torneo vero e proprio femminile promosso direttamente da Riot Games, anche se attraverso un altro tournament organizer. Sì, vabbè, questo ovviamente è una cosa molto molto buona per noi della scena femminile, perché avendo Riot che finalmente si interessa anche a League oltre che Valorant, esatto, come sappiamo, dai Game Changers, molto molto figo. Comunque, cioè, è stato un bel risultato. Noi la storia di team, cioè Midnight esiste, sto aumentando un po' le luci, già da un po', ti direi fine luglio, tuttavia ci sono state avevate fatto un qualifier, se non sbaglio, per un evento dal vivo, Girl Gamer Festival, che poi sarà quello che dove i vincitori dei qualifier andranno a disputare i mondiali, se non mi sbaglio, l'anno prossimo. E niente, questo diciamo che era il primo torneo, in realtà è arrivato anche un po' inaspettato. Mi ricordo che la mia support scrive nel general di Discord: oh, ci scriviamo? Ok, posto. Poi vedendo è gratis l'iscrizione? Sì. E allora per forza. Dicevo, figo, dai, ovviamente scena femminile, i tornei sono sempre un po' sporadici, quindi non sai mai quando ce ne sarà uno. Non puoi nemmeno programmarle praticamente le attività, perché non sapendo mai quando ci saranno esattamente diventa complicato. Infatti con Midnight noi stiamo anche vedendo quale competizione mixed partecipare tra Open Tour, perché abbiamo due ragazze francesi in team, e Prime League 4, quindi vediamo un attimino quale sarà quello che... perché comunque, appunto, adesso che Riot si sta interessando alla scena, è molto molto buono, perché avremo sicuramente più tornei con G2 di mezzo, sicuramente organizzeranno qualcosa loro, quindi tornei ce ne saranno, però per essere un team a tutti gli effetti, noi comunque siamo un team che scrima, che si allena tutte le settimane, quindi vorremmo appunto più competizioni in cui partecipare. Certo, per essere un team che si è formato da due settimane, esatto, perché le Midnight nascono da a luglio proprio. Nascono a luglio, ma il roster questo di Diora è nato da poco, in realtà. Si è messo insieme da poco. Sono rimasta solo io, a dire la verità, che mi fa sembrare un pochettino il mastermind cattivo che ha fatto andare via le altre quattro. Il capitano.
però il capitano non si può cambiare, però scusa, il capitano non si tocca. No, ma tanto è vero che alla fine del Girl Gamer Festival io sono andata da Renz, che è stato poi il project manager di Midnight, e ho detto: senti, se vuoi cambiare mid laner non fa niente, tanto io volevo giocare questa competizione e andare via, quindi ho detto... attenzione revelation. No, anche lui mi ha detto: no no, ma rimani, facciamo un progetto a lungo termine. Ho detto: mi paghi? Sì, ok. Ma ragazzi, delle cose bellissime nell'e-sport, sono le cose mi paghi voglio, lungo voglio termine. Ma è normale, se uno deve lavorare uno deve essere pagato, e lo pagatesi per la gloria. Anche questo fa parte della cultura di riconoscere una scena competitiva femminile, cioè, non è che perché io sono donna o sono faccio parte della scena femminile allora non mi paghi e lo faccio. Diciamo, nessuno ha messo nessuno ha detto una cosa del genere. No, se pensi, tu l'hai pensato, diciamo che tu ci sei abituato a pagare di meno le donne. No, no, ci sono, tu sei abituato a fare questa cosa, diciamo, noi qui non la facciamo. Le donne, certo, le paghiamo, certo, come gli uomini. Infatti non ne avete donne. Non è vero? Susi! Stronzo! Ah, vero, c'è Susi! C'è Susi, è vero. A Berlino, vedi come se ne va lei con i soldi dell'e-sport. Sì, Susino da Berlino, giusto? Grazie. Comunque, meno male, meno male. Domandona, in realtà, che voleva essere una domanda molto finale, ma la tengo adesso perché sono molto curioso. Come... volevo sapere se Cosmic ha dovuto rivelare qualcosa dell'essere passata da Corri Ragazzo a Lilian. Cioè, beh, c'è stato... sì, capisco il salto di qualità gigantesco, ma... allora, Cosmic, onestamente, ti dirò, allora, c'è un... a parole tue, un piccolo, un piccolo flashback, ok? Vai, io di Cosmic non sono una gran fan. Nei tempi di Angry Birds, ok? Saluto gli Angry Birds. Anche quando Zavi, la nostra vecchia di Carrie, ci ha lasciato per andare in Big, io ho detto: proviamo Cosmic, dai, questa mi sembra forte. Abbiamo chiesto Cosmic forte, che ci ha ghostati, sì. Aia, ma diciamolo, che, scusami, però lei ha giocato nel Proving Grounds, quindi giustamente si sente una spanna sopra, quindi, ma io non mica gli rispondo a queste, ma completamente. Diciamolo, ma... Cosmic vera ghoster. Ma io le commentavo precedentemente tutto su Twitter, la seguivo, lei nemmeno mi ha mai seguita, tante volte gliel'abbiamo chiesto, completamente ghostate, e io chiedevo a Corri Ragazzo e ho detto: ma che vuole questa? Almeno mi dicesse di no. E giusto, lei mi fa: no, ma lei mi assicurava che comunque era molto carina. Okay. Che scusa ha usato? Sentiamo. Mi ha detto che lei non è interessata alla scena femminile perché secondo lei è una scena di merda. Oh, cosa ne pensi tu, Lilian, da questa affermazione? Esatto, cioè, perché secondo te lei... no, non necessariamente cosa ne pensi, ma perché secondo te lei è arrivata a dire questo? Allora, non ha tutti i torti. In passato la scena femminile faceva cacare. C'era praticamente un solo team che vinceva tutto, gli altri team erano in average, platino, diamond, ok? E quindi quel team che vinceva tutto... No, Vischio, non erano tutte main support, come mi hai scritto su WhatsApp. Vabbè, le braccia incrociate, testa di cane. Vabbè, andiamo, comunque vai. Si aspettava che la scena fosse scarsa e lei non ne potesse trarre nessun miglioramento. Ah, ok. Al che noi abbiamo fatto un cambio di coach, perché prima il nostro head coach era Creon. Lo so, dispiace anche a me. E, no, dai, povero disgrazie Creon. Che succedono? Creon, che attenzione, rumor, potrebbe finire a giocare nel PG Nationals in questo Spring Split 2023. Axolotl. Spero per il PG Nix di no. Vischio? Così. Vischio? Non dire, che c'è? Che hai detto? Che team? Ho detto Axolotl. Non lo so. Guarda che faccia di culo che ha leggevo, Siamo in trattativa, è finto. Senti, prima hai parlato di Renz, è passato qui e ha chiesto se gli salutiamo sua madre. Non so se sei tu, sua madre. Si chiama, così la salutiamo. Ciao mamma di Renz, l'ho visitata giusto ieri. Perfetto. Saluto la mamma di Renz. Che senso? Sei una dottoressa e l'hai visitata? Sono un'esperta di madri. Anche lei! Anche lei. Nel mio part time. Non ho capito. Sì, Revil, è proprio quello che hai capito. Mi prendo cura delle mamme, sì. Ho seguito un curiosissimo
intermezzo. Anche tu segui le mamme, lo dicevo, ah, non ho capito. No, ho seguito un curiosissimo intermezzo, se non sbaglio, era proprio lo stream di Lilian con Counter, ma non andrò oltre perché è stato abbastanza perché sta non so come ho beccato quell'intermezzo dal vivo e mi è dispiaciuto tanto in realtà, perché non so di che stai parlando, Gimone, possiamo parlare? Meglio così, mi dai un contesto? Mi dai un contesto? No, perché non è giusto quello che è successo, se okay. Da parte di Counter, okay. Non è giusto, ha flammato Creon. No, ha flammato mia madre e io esatto, cioè perché? Per quale motivo? Io ero lì che ho detto ma perché? Io l'ho chiamata, cioè, no, ma mia mamma e Counter si conoscono. Vabbè, però cioè, sì. Drama? Adesso anche di più. Vabbè. Però sì, ormai sono besties. E vabbè, comunque sempre per la storia di Cosmic, no. Abbiamo cambiato coach. Mm-hmm. C'è stato Ballino, mio padre. Sì. Saluto e a Ballino. A un certo punto mi fa "Oh, convinto Cosmic", ho detto ma le ha dato l'acqua santa, non lo so. E poi lei mi dice "Guarda, io non avevo la minima idea che ci fossero player forti nella scena femminile". E alla fine è stata molto molto contenta. Abbiamo creato anche grazie a lei un ambiente dove praticamente siamo tutti amiche, perché lei è proprio carina, comunque, è proprio mia moglie. Si è ricreduta. Infine lo era davvero. Se non sbaglio, a questo torneo Rising Stars hanno partecipato una trentina di team, più o meno, o poco meno comunque. Cioè, erano tanti. Sì. Addirittura di più. Voglio ricontrollare. Però cioè, erano veramente tanti, questo me lo ricordo. Quindi non è che dici non c'è proprio nessuno nella scena competitiva, ecco. Ma più che altro io penso che G2 abbia dato una gran spinta. Per come hanno fatto riguarda... su Valorant, d'altronde. Il nome fa tantissimo. Perché quello che manca fondamentalmente alla scena femminile è un modello da seguire fondamentalmente, certo. No? Qualcuno che uno dice "Ah". Ecco, brava Lilian, di questa cosa non abbiamo parlato prima ed è un concetto molto interessante. Stronzo di merda. 31 team, 31 team hanno partecipato al torneo Rising Stars. Certo, il fatto che fosse best of one, però lo capisco, è un torneo di 2 giorni, con tutti questi team non potevi fare altrimenti, ci mancherebbe. Non ho molto apprezzato come è stato gestito il double bracket elimination a un certo punto, però vabbè, questi sono problemi di formato. Arriverà un giorno dove mi dirai questo torneo mi piace come è strutturato. Un giorno arriverà questo momento. Arriverà. Magari arriverà, potrebbe darsi che arriverà, non lo sappiamo. Però appunto sì, ma anche le SK da diversi anni già, le SK comunque Avarosa, esatto, magari a intermittenza ci hanno investito, perché giustamente non essendoci competizioni tutto l'anno è anche difficile investire in un team che duri tutto l'anno, perché poi non sai nemmeno cosa fargli fare sostanzialmente. Che poi tu parlavi ad esempio di quarta divisione tedesca, francese, l'open tour francese, ma ad esempio il circuito tormenta italiano potrebbe anche essere questo un'ipotesi o è già scartata? Non credo abbiamo requisiti per giocare. Requisiti? Non ci sono requisiti. La nazionalità, no? La? Ah, tu parli della per la nazionalità, ok, giustamente avete 2 francesi, quindi potete fare l'open tour, ok? Esatto. È semplicemente un discorso di nazionalità, hai ragione. Sì. Purtroppo sì, con i team femminili è difficile, perché essendo le ragazze poche, le ragazze veramente brave ancora di meno. Certo. Quindi ti devi ragazze italiane brave ancora meno, perché giustamente si scende ancora di più di... E aggiungerei di più, cioè non basta solo essere brave e di alto elo, ma devi anche essere capace di stare in team. Cioè, puoi anche essere master, ma questo non vuol dire che sei stare in team. Giusto. Quindi in questo uomini e donne sono uguali, cioè se non sanno stare in team non sanno stare in team. Non è che diciamo, nessuno ha messo sul piatto questa cosa, solo tu le metti queste cose sul piatto. Perché è importante sottolinearle. Fidati. No, credimi, ne ho avuto a che fare con molte ragazze che non sapevano stare in team, ma anche con molte ragazze. Vai, Ian, raccontaci qualcosa di queste adesso di queste avventure, vai. L'aneddoto, senza nomi, a piacere. Un aneddoto a piacere. Diciamo due, quanti ne vuoi, vai. Una vecchia teammate non piaceva che il coach le dicesse cosa doveva fare. Perché il coach mica serve a quello, giustamente. Non vuole conflitti.
E quindi ogni volta che diceva che non gli piaceva qualche qualche cosa che faceva e che doveva correggerla, lei gli dava del transfobico. Ma bellissimo, è un'opera d'arte. Bellissimo, tutto tipo, sbagliato. Come lo dici solo perché sono donna? Elvin è esperto del settore, certo Elvis, certo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi quando bellissimo. Questa teammate è stata cacciata dal team è perché il coach era transfobico. Era transfobico. Perfetto. Transfobico, certo, bastardo aggiungerei. Perfetto, sì. Capito. Grande Creon. Vabbè, comunque sì, generalmente è difficile. Io sono molto contenta comunque del roster che siamo riusciti a fare. Abbiamo un paio di player che non mi aspettavo fossero nemmeno interessati a partecipare. Però è stata lunga la selezione, c'è stato voluto molto tempo per realizzare la selezione di questo roster. Ti dirò con Sana subito, l'abbiamo presa subito. Okay. Perché oggettivamente è il top player migliore della competizione, bravissima ragazza, veramente un amore nonostante sia francese. Un saluto ai francesi. Un saluto ai francesi. E, per il support noi abbiamo un'altra ragazza. Ma questa signorina, scusami se ti interrompo, Lien, è quella che è molto forte con Pantheon? Sì. Ok, mi è venuto in mente non perché è main Pantheon, ma perché ho pensato a Baguette Pantheon, ovviamente. Prego. Ah, beh, certo, sì. Lei è la stessa ragazza che ha giocato Yasuo Riven in torneo come il protagonista degli anime. Ecco. Certo, certo. E, poi abbiamo un'altra support, che è stata la ragazza che ha fondato il team insieme a me. Okay. È stato veramente difficile per me lasciarla andare, onestamente. Perché Kianna non la conoscevo troppo bene, però sapevo che era più brava, però quando formi dei legami di amicizia con i tuoi vecchi teammate, poi cambiare per l'opzione migliore ti fa sentire sempre un po' un pezzo di merda, no? Quindi abbiamo cambiato lei e avevamo un roster più o meno completo. Poi sono successe cose... Che non si possono dire o si possono dire? Diciamo no. Che c'erano conflitti, le ragazze a volte sono quello che sono. Ok. Abbiamo dovuto cambiare giungla di carry. Con questa cosa le ragazze sono quello che sono, fidati perché ne ho viste talmente tante quest'anno che posso garantirti che non sono le ragazze. No, ma ne sono certa. Ma volevo essere meno specifica. Se poi posso dire i jungler sono come sono. Ok, allora là ti dai ragione. Sì, assolutamente sì. Giusto, sono d'accordo. Revilvege è un jungler e sa benissimo che di essere d'accordo anche a lui. Proprio perché è un jungler e sa cosa significa. Innanzitutto, quante ne hai viste? Almeno 5 ne ho viste. Comunque, lì è una cosa molto importante da dire. Diversi miei colleghi, ovviamente non io, ma veramente però diversi miei colleghi dicevano che hanno provato più volte ad avere team femminili, ma alla fine succedeva sempre la stessa cosa, si rompevano perché portavano i problemi del team anche nella vita reale, tipo che ne so, una non sbagliava Lial che non ha salvato qualcuno, mo la mia peggior nemica non mi ha salvato quella volta, da allora non ti parlo mai più, e quindi si rovinavano sempre i team femminili per questi piccoli problemi. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Allora, sì, lo faccio sempre. Ho più o meno riassunto, però sono storie che molta gente mi hanno detto, non sono serio. Sì, no, ma anch'io sono stata in team femminile prima. Sì, allora, raccontami. Allora, il modo in cui tu cresci come player da donna è abbastanza diverso rispetto a quello che in cui cresci come un uomo. Ok. Per il fatto che la gente tendenzialmente ti tratta in modo diverso, cioè la gente che ti tratta con egualità è rara. Ma questo in meglio o in peggio, Cioè, così come puoi essere discriminata, puoi essere anche la regina dell'alveare, per alcuni che ti mettono, insomma, sul piedistallo. Questo sia nel bene che nel male determina spesso che molte ragazze, e ho avuto a che fare anch'io e lo sono stata anch'io, sono molto molto sensibili, ok? Ed è più facile che ti prendano sul personale, perché viviamo in un ambiente dove quando si critica si cerca sempre, insomma, l'ago nel pagliaio, quindi ma è perché è donna, perché c'è una donna, bla bla bla, insomma queste cose veramente un po' così, quindi spesso le donne stanno
parecchio sulla difensiva quando si tratta anche magari di misplay e robe del genere. E in generale, dato che abbiamo meno educazione per quanto riguarda l'ambiente di team e stare in un team insieme, penso che sia anche un pochettino più ok. Tu pensi che il tuo team sia educato a questa cosa? Pensi che si mantenga? A differenza di quello che hai avuto prima, perché comunque da quello che ho capito tu sei rimasta l'unica a differenza del team di prima. Ti dirò, hai imparato team qualcosa? Era pieno di persone abbastanza tranquille, tranne un paio. Okay. La forza di questo è che principalmente tutte le ragazze che sono state qui hanno giocato tanto in team. Mm. Ok, quindi hanno esperienze, sono open minded sulle critiche. Non, esatto. Ho capito. Tutte quante, prendiamo le critiche tranquillamente, okay. Ce le diciamo in faccia, non c'è nessun problema perché comunque nessuna di noi ha la prima esperienza e l'idea di diventare il player migliore di tutti supera qualsiasi se e ma. Quindi dici, vabbè, adesso il sangue è amaro, però ne ho imparato qualcosa, tipo non piccare Salas Jungle. Tipo. Sicuramente hai imparato qualcosa con questa esperienza. Diresti qualcosa a una signorina che vuole iniziare a essere pro player? Magari una cosa che hai imparato troppo tardi che avessi voluto imparare prima? Ti direi la frase fatta del ehi, te ne dovresti fregare di quello che dicono le persone. Ma non è vero, cioè, nel no, senso... non va bene la frase fatta. No, ma è la verità. Cioè, il punto è che io, per paura di tutto quello che le altre persone potevano pensare di me, okay. Per paura dei giudizi, per la discriminazione, mi hanno sempre, bloccato. Sono sempre rimasta, esatto, nella zona di comfort, dove dico non voglio stare troppo sotto i riflettori, non voglio essere qualcuno di speciale, perché ho paura di tutto il backlash che mi arriva addosso, quindi non voglio fare niente, non voglio fare nulla. Poi a un certo punto, non lo so, il demone mi ha detto che volevo fare qualcosa che mi rendeva effettivamente felice e a me è sempre rende felice essere forte. Ok. Coltivare un talento che penso di avere e penso che avrei potuto farlo a 19 anni invece che a 25, perché a 19 anni penso che avessi molto talento. Non penso che sia troppo tardi per me, però credo sarei un pochino più brava se avessi iniziato da subito. Cioè, addirittura tu hai avuto questa paura, nonostante comunque streammi, vieni vista ogni giorno, cosa dovresti già averla superata, è diverso, quindi. Diverso, secondo me. Diciamo che si rifletteva anche nello stream. È stato anche uno dei motivi per cui ho cambiato ruolo così tardi, nonostante a me support. Tu eri support, se non ricordo male, vero? Sì, ho fatto il master in season 6 da support. Sì. E poi mi ero rotta le palle, non sapevo cosa fare, crisi d'identità, non volevo cambiare mid perché dicevo poi farò schifo, tutti quanti che mi tratteranno male. E l'ho vissuta male, i primi anni di role swap l'ho vissuta molto molto male. Ogni volta che qualcuno mi diceva qualcosa facevo finta che non mi tangesse e poi mi mettevo a piangere. No. Ma senti, eventualmente c'è una domanda di Elvis che dice: sembra una cosa stupida, ma il Twitch Rivals ti ha dato un boost di fiducia in più guardando al passato? È vero, quello che ho giocato? Mm-hmm. Allora, quello che ho giocato penso fosse una delle esperienze peggiori della mia vita. Immaginavo. È stato uno dei momenti in cui mi è dispiaciuto veramente essere nata femmina. Però dovrebbe dispiacerti per le persone che sono interessate a questo esport, non perché sei nata femmina. Sì, vabbè. Però fa capire fino a dove. Cioè, un po' dice, io la insulto, poi tanto a lei non gliene frega niente. Ah sì, no, da allora non me ne è fregato più nulla. Lo so. Dopo quella volta, ma perché quella volta fu traumatica, Quella volta cosa? Scusate, io non so. La volta del Twitch Rivals, sì, venni draftata da Lapo come mid laner. Io ero ancora un pochettino agli inizi, però volevo tanto fare, quindi fui molto contenta, fui onorata, lo ringraziai tipo tantissimo. La community italiana non è stata molto d'accordo con la scelta. No, va.
hanno iniziato a ogni volta che magari una scream andava male o qualcosa è colpa sua perché è femmina, mi arrivano minacce di stupro, roba inguardabile nei DM di Instagram. Che bravi, che bravi, è figo. Non è stato... E così poi hai deciso di fare il capitano e di essere più brava di Derenas a fare il capitano. Ha fatto vedere di essere più brava di Terenas a fare il capitano. Nulla togliendo a Terenas, ragazzi, assolutamente. Lei Twitch Rivals l'ha vinto. No, vabbè. Ah, bellissimo. No. Fortissimo oggi. Mi metto comodo, che mi sta piacendo questa conversazione. Ma prego. No, vabbè, in generale penso che sì, quello che non ti uccide ti fortifica, però se lo puoi evitare magari è meglio. Ecco, fa male. Sì, sì, cioè io penso che se fosse stata magari una persona più mentalmente fragile non se ne sarebbe uscita ridendo, capito? No. Io comunque ho avuto al tempo ho avuto un sacco di supporto dei miei amici, della mia famiglia, anche dalla mia piccola community, cioè, quindi me ne sono uscita più o meno bene. Da lì ho imparato semplicemente a fregarmene. Ancora adesso a volte capita che nella giornata no, se vedo quel commento brutto ci rimango male. Siamo esseri umani, quindi penso sia giusto. Però poi dici e sti cazzi. Sì, ma in realtà io sono abbastanza contenta che adesso la merda me la sono presa io, così non se la dovrà prendere qualcun altro dopo. Certo, anche questo può aiutare quelle dopo, ecco, sicuramente. Capito, quindi per me vorrei essere, cioè io il motivo per cui ho iniziato a streamare era perché volevo lasciare qualcosa alle persone, perché io non vengo da una situazione familiare facile e guardare Twitch mi ha molto aiutata. Guardavo Pokémon e giocavo a League ai tempi, sì. E mi dava la positività per andare alle mie giornate, giocare, andare a scuola tranquillamente e ho detto voglio farlo anch'io, voglio essere un buon esempio per qualcuno. Quindi anche per questo voglio tanto migliorare, voglio tanto essere brava, voglio essere considerata un giocatore bravo, non una donna brava. No. In modo da creare un ambiente dove anche le ragazze più piccoline che si stanno approcciando alla scena non si sentano come se dovessero, come se dovessero avere paura, come se dovessero sentire disagio e robe del genere. E spero che pian piano si possa fare un buon lavoro anche con il team, con la scena, coltivando un po' di più il talento femminile, facendo vedere che comunque esistiamo. Esatto, che è la cosa più importante, il fatto di far proprio dimostrare che appunto che esistete. Visto che ci sono domande particolari dalla chat, allora io mi sono dimenticato di salutare Kilia is fine, chiedo scusa perché aveva messo il follow, chiedo perdono, aveva scritto chiamane una dai, non so se si riferisse, stavo parlando del 5 cose che ho visto quest'anno tra i giocatori maschili. Mi è venuto in mente prima che mi era visto che è comparso Gabbo. Mi hanno raccontato di una voice comms fra Enz e Cospect, quindi in Spring, che dovevano decidere che cosa fare in un determinato momento della partita. E quindi la comunicazione è stata questa: we have to go Dragon, we have to go Drake, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. E sono 5 minuti di yes, no. Questa era delle cose che ecco perché hanno introdotto la nuova feature sul client, che tu puoi votare sì, no, per sì, il sì. Vai, ti ha visto Enz e Cosper litigare, dobbiamo mettere questa feature. Sì, e l'hanno fatto, sapete che c'è? Faccio. E infatti, comunque, qua sì, parlavano dell'Italian community in a nutshell. Vabbè, la domanda... ma quello sempre, giustamente. I francesi sono secondo me. Tu ti sei mai preso parati di merda, visto tu che sei Pippo? Ogni giorno che ti vedo. Fantastico. Non so che correlazione ci sia con me, però. Volevo chiederti... No, mai preso parati di merda. Tu l'hai nominato prima, ma a livello familiare, ad esempio, cioè, supportano questa tua carriera? Come l'hanno vissuta? Come la vivono? Il fatto che tu fai la streamer, ma fai anche la giocatrice competitiva... Mia mamma mi ha cacciata di casa a 21 anni, perché non volevo continuare l'università, non volevo, cioè dovevo farlo, o lo facevo o non stavo sotto il suo tetto. Mi sono inventata una cazzata, me ne sono andata,
ho lavorato e ho streamato come hobby. Uh-huh. E poi sono riuscita a renderlo un lavoro modesto, però pur sempre un lavoro. Eventualmente, quando sono riuscita a mantenermi, mia mamma lo ha accettato. Mm. E adesso si guarda le mie competizioni. Ah, era un eventualmente all'inglese. Sì. Ok, sì, scusami. Sì, eventualmente, sì, alla fine. Non alla capivo fine. La connessione. Okay. Sì, 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 ok. Sì, sì, sì. Poi mia madre l'ha accettato. Mi ha guardata giocare alla BCS a Lucca. Ha guardato i Rising Stars. Oh. E mi scriveva: Syndra, sei mitica. Vedi, però poi alla quindi fine c'è stato un riappacificamento. Sì, no, no, ma il problema è proprio questo, secondo me, molto spesso tanti genitori o amici, insomma, che non condividono è che non sanno, non capiscono. Sono ignoranti nel senso più genuino del termine di che cosa significhi, di che cosa, cioè nel senso proprio ignorano cosa sia esattamente. Sì, sì, perché no, non fa parte della loro generazione, non fa parte della loro cultura, e quindi esiste altro, esiste scuola, poi l'università, lavoro, scusami, sì, matrimonio, figli, a che punto siamo? Scusami Melanie, già sei a una certa età, voglio sì, dire. Sì, e guarda caso compare lui. Sì, chi è? Con chi il è ragazzo. Matrimonio, figli, è comparso così. Io non dico che, però... Che mi sono perso? C'è una relazione sentimentale che non conosco? Tra con il ragazzo no. E Lily? Sì. Mamma mia, questa cosa c'ha maledetti per non per so sempre. Quanto tempo. che tutti quanti, persino Cosmic pensava che io e Corrida stessimo insieme. Io sono fidanzata da 6 anni. Non con mi dispiace. Ah, infatti stavo a dire. Oh, vabbè, povera, saluto al ragazzo di Lilian. Allora, 6 anni, quindi matrimonio e figli ci si può pensare, dai. Infatti, no. Dai. Brava. Resisti, no, resisti perché poi per le regole di Teogemo devi avere almeno 30 anni. No, ho detto, io so che 29-30 almeno, cioè non significa che a 29-30 devi sposare, e sicuramente prima di quella completamente, ecco. Non esiste. Dopo può essere pure a 60-70, mai, non è un problema, però sicuramente non prima. No, ma io stento, trovo il tempo per pulire casa, figurati, cioè nel senso... Sì, sì, ma infatti, ma goditela finché puoi, fregate, ma che tentere, vai, vai. Ah, guarda ma... che prima di Diogemo, quando è entrata la figlia in casa, ha fatto questo cambio di faccia. No, bambina, aiutatemi! 8 ore di scuola, ma 8 ore di scuola sono tantissime, cioè, boh... Facevo anche io 8 ore di scuola. Ma io non mi devo riposare. Vischio, ma tu facevi il classico. No, io facevo le elementari. Tu hai scelto di essere stronzo e andare al classico e fare 8 ore di latino. Non si Melanie, faceva ma latino. Che scuola facevi? Io ho fatto il liceo scientifico. Ah, brava. Piccolo. No, a 17 anni ho scoperto di avere la discalculia. Beh, questo è classico, nel senso che fai parte comunque per sì, uno ha 25 anni, quindi fai ancora parte di una generazione per cui queste problematiche all'epoca vabbè signore no, non so fare i calcoli punto. Sì, esatto, è brava, non si applica, non boh. Si applica, si distrae, non che magari muove. Pensano ma magari c'è qualcosa, una patologia di qualche tipo, non necessariamente grave, no signore che proprio non le va, certo, fortunatamente ero brava in tutte le altre materie, quindi me ne sono uscita sempre bene, penso che sia stato anche questo uno dei motivi per cui mia madre voleva tanto io facessi l'università. Ancora mia nonna ogni tanto mi guarda e mi dice, mia nonna che guarda i TikTok tra l'altro, saluta la nonna Dillian, grande fortissima, tu sei così intelligente, la dovevi fare l'università, vabbè. No vabbè, no, non vuol dire niente, non è perché uno fa l'università allora è intelligente. No, mio fratello invece è cresciuto senza aspettative, è stato pure bocciato e mia mamma ha fatto a buon mamma, non fa niente, lo ripeti quest'anno. E c'è, perché lui è il fratello maggiore, più piccolo, tu. Giusto? Che miseria, lo sapevo. Dicevo, nessuno ha messo sul piatto questa cosa, sei sempre tu il solito a fare queste differenze. Guarda che è sempre così, sono. Ragazzi, non è per la... è per il fratello maggiore e il fratello minore. Io la stessa cosa. Ah, tu devi andare, devi fare l'università, devi comunque, studiare. Comunque sì, confermo.
Ma i genitori crescono con noi, purtroppo. Già. Ci vorrebbe una patente per fare i genitori. Penso giusto, che sia il lavoro giusto. Più di tutti. Giustissimo. E soprattutto genitori, il fratello maggiore. Guarda, questa frase l'ho imparata da Un posto al sole. Sentiamo, beh, calla, vai. Me la voglio godere, e vai. Me la sono segnata. Genitore fa rima con errore. Perché è un mestiere in cui fai solamente errori. Sì. L'importante è riconoscerli e recuperare. Fine. Sì, sì, sì. Perché nessuno è un mestiere che nessuno ti insegna, che nessuno ti spiega, che veramente ti ha portato a farlo. Dogemo, tu c'hai la patente per essere genitore? No, assolutamente. Infinito. Ho la patente, sì. Come si scrive su Facebook, ho la patente, l'ho fatta all'Università della Strada. Della Strada. La laurea in genitorialità. Comunque si confermo. Mio fratello, devi fare il dottore. È inutile, ci vedi mia madre, sì, fa il coglione su internet, bravissimo. No. Sì, ma con te era con cognizione di causa. Fanno esperienze insieme a noi e capiscono. Infatti io adesso il rapporto che ho con la mia famiglia è molto buono, roba che io tipo a 18 anni non avrei mai pensato di avere. Quindi effettivamente loro crescono insieme a noi. E purtroppo non sono esperienze che possono fare prima, soprattutto quando si tratta di questi mestieri un pochino nuovi, un pochino sperimentali, dove effettivamente non sai nemmeno tu dove vai a parare. Certo, se io avessi detto a mia mamma voglio fare il pro player in Italia, penso che lei mi avrebbe sputato in faccia e gli avrei detto pure ragione, perché cioè è un mestiere difficile, pochi ce la fanno e spesso nemmeno paga. Indubbiamente, mi sembra più che giusto. Detto bene, soprattutto in Italia. Per fortuna almeno il mestiere di content creator, streamer, insomma, queste cose qua. Quello paga. Aiuta. Sì, sicuramente. Non dico che sia chissà che cosa, purtroppo, però per chi è bravo come Lilian è sicuramente utile. Ad esempio per me io sono scasso. C'è un motivo per cui faccio un altro mestiere, ovviamente, da questo punto di vista. Per l'assenza di mani. Ci può stare. Sì. Principalmente sì. Vabbè, principalmente. Ti capisco. Ma io so che fare figli fa fare sub. Fare figli? Fa fare sub? Cioè, fa fare sub. Il problema sarebbe fare streaming, però questo è un altro discorso. C'è un famoso papà qui su Twitch, no? A parte Fragola? Fragola. Stiamo parlando di Fragola. Cioè, mi sa che stava parlando di Fragola del Gino, eh? Sì, Vischio sì, padre sì, subito. Sì. Guarda, ho appena scritto un messaggio. Sto bucando tutti i casi. Ho intervistato Fragola 2 settimane fa. A un certo punto ha fatto capatina. Saluto a Fragola. Ha fatto una capatina a suo figlio. Fantastico. Tra l'altro sta crescendo. È stupendo. Cresce insieme a noi come i nostri genitori, Dante. No, ma è stupendo, è fantastico, davvero, veramente. È ciao Andre, benvenuto. Oh, benvenuta. Veramente fantastico. Quindi attenzione, parlando di esports, vi chiedo la linea perché al primo minuto di recupero ha segnato la Corea del Sud contro il Portogallo e potrebbe essere il gol che vale la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale a discapito dell'Uruguay. Ma io infatti vedevo gli archi in ansia per la partita della Corea del Sud. Sì, anch'io la vedevo un po', stava lì che guardava lo schermo ogni tanto. Sudavo. Non posso vedere, non posso stare in streaming. Tifiamo T1, tifiamo Faker, DRX, Deft, quello e l'altro. Poi c'è la Corea del Sud, il Mondiale di Calcio, non la tifiamo, ma non l'ho capito. Ma sta giocando contro il Ghana. Io non so manco dove cazzo è il Ghana. Contro il Portogallo. Scusa, sta giocando contro il Cristiano Ronaldo. Per dirne una. Vabbè, ragazzi, con questo Vischio potrebbe essere mio padre. Ora, io vi ringrazio per quanto riguarda dal punto di vista spirituale, ma non mi hanno dato del 25enne. Se avete 15 anni, Vischio potrebbe effettivamente essere benissimo vostro padre. Anzi, anche se avete tipo 18 anni, basta. Potrebbe essere. Grazie. Vischio. Cioè, non c'è bisogno. Rapporti precoci. Iniziali subito proprio. Ci siamo per giudicare. No, ma infatti ognuno fa figli all'età che vuole, senza problemi. Potrebbe essere mio nonno. Va bene. Senti, progetti invece nel breve periodo? Sbagliato. Per quanto riguarda il team? O... Sì, per quanto riguarda il team e per quanto riguarda te in realtà anche. Allora, per quanto riguarda il team, adesso ci sono dei rumor, potrebbe arrivare il secondo qualifier del Girl Gamer,
quindi puntiamo a vincerlo, dato che non ci sono G2. Perché hanno vinto quello precedente, giusto? Esatto. Okay, no, allora, senti, onestamente io penso che le possiamo pure battere abbastanza facilmente. Cosa è successo nella Grand Final? Perché io ho avuto l'impressione dall'esterno, poi non so se ce lo puoi raccontare, però dall'esterno io ho avuto l'impressione che comunque per le G2 aver iniziato prima a giocare perché hanno fatto una partita in più durante la giornata e voi siete entrate quasi a freddo rispetto al giorno prima in cui invece avete fatto tanti game, tante partite, poi siete arrivati lì a parità di partite, di game giocati e le avete, non dico asfaltati, ma comunque le avete battute molto bene 2-0. Il giorno dopo invece il formato fatto così forse non ha aiutato, ma questa, ripeto, è l'impressione dall'esterno, poi non so se è successo qualcos'altro internamente. Anche tiro, c'erano un paio di fattori. Allora, il primo è che noi abbiamo principalmente giocato questo torneo per capire a che punto fossimo. Ok. Il punto senza di partenza del proprio team. Reality checking avete fatto. Esatto, è arrivato il nostro coach che ha detto: noi questo torneo non ci aspettiamo di vincerlo, anche perché sarebbe strano, cioè, perché comunque c'è gente che gioca da anni insieme. E che noi che siamo le ultime scappate di casa lo vinciamo sarebbe un pochettino strano, dire la verità, anche preoccupante per la scena. Quindi vediamo quello che sappiamo fare, ci sta. Il primo giorno è andato estremamente oltre le aspettative. Io alla fine della giornata, pensando che fosse la finale, pensando che fosse finita, ho pianto. Poi mi avete c'è la grand finale il giorno dopo, ero tipo no, vabbè, comunque è il risultato di cui vado fiera ancora adesso, Copium. L'altro giorno, effettivamente, noi siamo arrivate là facendo solo del nostro meglio, ma l'altro giorno c'è stata un po' di ansia nel pazzo. Okay. Possiamo vincerla. E alla fine, quando uno gioca solo per vincere, allo stesso concetto di giocare solo per l'ILP. Okay. Giochi in ansia, giochi in panico, c'è anche da dire che loro hanno avuto quello che ci mancava, cioè l'esperienza, hanno sangue preparato freddo. Sì, hanno preparato draft dandoci sono delle... più strutturate loro, giustamente, da questo, hanno una struttura, non voglio nulla contro i Clash, però proprio come esperienza di tempo sono più strutturate. Sì, c'è poco da dire. Quindi ci hanno dato delle proposte di draft al quale non abbiamo saputo rispondere bene. Ok. Come Jin Karma, per esempio. Ecco, sì, lì ho visto che non c'era stata preparazione. Che sì. Ho detto, ok, cosa facciamo adesso? Andiamo. Sì, c'è stato molto panico, soprattutto da parte delle ragazze in draft. Io no, perché tanto faccio B1 Cinder, me ne sto per cavoli miei. Cioè, ma purtroppo non è meta mid, quindi... No, quello che potevo fare era farmare. Quindi è quello che è, ne abbiamo sicuramente tratto qualcosa, non so cosa, sicuramente lo sa il mio coach, e... sì, giusto, il post è tutto lavoro del coach. Sì. Io ho dato. Ho fatto il mio. Io ero 10 minion sopra a 3 minuti, ero contento. Boh, fortissimo. C'è mid gap, cazzo. Ci siamo stretti la mano per 10 minuti, però mid gap. Sì, niente da dire. Quindi, fondamentalmente penso che sia un'esperienza che andava fatta. Le ragazze piangevano il secondo giorno, io no perché avevo già pianto il primo e... no, pianto di tristezza? Tristezza questa volta. Perfetto, certo. Sì. Ma perché ovviamente quando si sfiora la possibilità di vittoria, soprattutto quando pensi di aver vinto il giorno prima. No, vabbè, meno, onestamente ti dirò, non mi fregava molto se dovevo vincere o perdere, sicuramente volevo vincere per l'ego boost, però ti dirò, forse era anche un po' male se avessimo vinto, perché sennò magari chissà come reagivano i G2, toglievano il team, la scena crollava. Questo bellissimo Copium, complimenti! Una struttura di autocopium incredibile! Oh, ascolta, sentiamo. Io la biglietta la volevo, perché quest'anno volevo la terza vittoria, dopo Rivals, dopo ABCS, mi piaceva pure vincere Rising Stars, però... quando secondo me vinci troppo, devi andare incontro al fatto che non vincerai sempre. Bruttissimo vincere troppo, perdiamolo. No,
per l'amor di Dio, vincere troppo è figo, cioè significa che sei uno buono, però il punto è che poi quando ti riposi sugli allori, che è stato il problema di Galaxy Racer, il team quando c'era Gideon ancora, era il team che in scena femminile vinceva tutto perché giocava contro le pisciazze, appena perso, crollato. È esploso. Sì. Allora, hanno riscattato una domanda, quindi te la devo fare. Sentiamo. Da parte di Jason Casar, che in realtà non è una domanda, sono 600 tutte insieme, quindi ti chiede: il team a che punto siete? Siete messe bene? E poi, sei contenta di essere la capitana? Le responsabilità da capitana sono tante in un team di LOL? Vorresti fosse qualcun altro? LOL. O se te le ricordi tutte bene, se te le leggo una di nuovo, volta, una volta. Una volta. Visto io già mi sono persa la seconda, quindi fai una alla volta per piacere. Penso siamo messe bene, il futuro è incerto perché ovviamente, come qualcuno già sa, la mia di Carrie ha iniziato la chemioterapia, sì. Purtroppo ha il cancro al seno, quindi va tolto, adesso lei combatterà probabilmente l'1v1 più grande della sua vita, e quindi non si sa per gli allenamenti, vedremo un pochettino come si sente lei, però lei è anche una molto determinata, quindi ci sta. Per sì, il resto annunciato su Twitter, sì, lei stessa, quindi non stiamo dicendo niente di no. Non lo sapesse, lo diciamo, ecco, non stiamo dicendo nulla di segreto. Sì, no, è molto pubblica la cosa. E con la mia community siamo anche riusciti a farle un piccolo fundraise per regalarle una Switch, sono stati molto carini. Ah, bellissimo questo. Bella iniziativa. Sì. Quindi per questo penso che saremo pronte per quanto riguarda il prossimo torneo, il prossimo, penso che fino al prossimo anno non ci sarà molto da giocare, però credo siamo su una buona strada per essere il migliore, per fare storia. Capitana, cioè sono stata eletta capitana da chi? No, non sono, cioè, dai la colpa a qualcuno. Cioè, nel senso, io vado in scrim, dico gioco Syndra. Quando mi viene quando mi viene il momento speziato, dico dammi Azir. E questo è il mio ruolo. Serafin no, Serafin lo scelgono gli altri. Serafin... ci chiedono il link per la raccolta fondi. Se non è No, l'abbiamo già chiusa perché siamo riusciti a... Le abbiamo preso un gioco, tanto che avevano donato, figurati. Sono stati carinissimi. Pokémon Arceus. Abbiamo preso Arceus perché ci aveva già Scarlatto. Brava. Molto stessito, Revil. Vorrei non aggiungere, niente. Anche se non siamo certo tantissimi tutto qua, però io vorrei sempre aggiungere l'importanza di fare prevenzione. Facciamolo sempre, maschi, femmine, uomini, donne, tutto quello che volete, però facciamolo sempre perché è importantissimo. Sempre molto 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 importante vedere queste cose. Fortunatamente lei probabilmente è riuscita a prenderlo in tempo, quindi esatto. Ci sta. Quanti anni ha lei? 21. 21, è giovane. È una bambina. Aveva 0.0001% di possibilità che le accadesse. È capitato. Succede. L'importante appunto è prenderlo in tempo e in modo da poterlo affrontare nel modo più semplice possibile. Ma ti dirò. Dimmi. Lei l'ha presa veramente bene, perché ha detto... Ieri ne stavamo parlando un pochettino e lei mi ha detto: io voglio essere qualcuno che brilla sugli altri. Perché... se loro vedono che una ragazza con il cancro riesce comunque a impegnarsi per realizzare i suoi sogni, voglio essere un modello per gli altri, quindi voglio prenderla nel modo più positivo possibile e affrontare questa cosa con un sorriso. Giustamente. Quindi, cioè, sono stata pure fortunata che comunque lei è una persona veramente positiva, una persona... Ma anche perché lei dice... Io prima ero... Dice Vexirl, no? E dice, però una volta che ti ritrovi con questi problemi, riesci finalmente a capire l'importanza di ciò che ti viene dato, della tua vita, dei tuoi privilegi, e diciamo che riesci a prendere anche le cose in una maniera più propositiva, proprio in generale. Quindi lei, nonostante sia comunque giovane, secondo me ha tante lezioni da dare. E glielo auguriamo, sicuramente.
glielo auguriamo di tornare il prima possibile arruolabile nelle condizioni migliori, ecco, questo è il discorso, sì, nelle sì, condizioni sì. migliori. Fantastico. Allora, Dischio, direi che abbiamo approfittato anche troppo di Melanie. Ma tu preferi, prima l'ultima domanda, preferisci che ti chiamiamo Melanie o Liliane? Come... Ma non me ne frega proprio, mi puoi chiamare Melanie, perfetto, decido benissimo, quindi decido io di fantastico. No, perché a me piace spesso chiamare per nome, tranne Vischio e Revit, perché quelli sono brutta gente e quindi li chiamo per i loro nomi che si sono scelti, per il resto facciamo altro. Melanie, davvero grazie mille per essere stata qui con noi oggi pomeriggio. È stato un vero piacere, complimenti grazie. Per tutti gli ottenuti finora, non so se a dicembre ci saranno altre occasioni per altri tornei, quindi per apprendere altri risultati all'interno di questo 2022 e non fare copium, piangere di felicità, non di tristezza, ovviamente. Esatto, giustamente, questo quello è sempre importante. In ogni caso, visto che già ci abbiamo alla fine dell'anno, ormai siamo a dicembre, un buon inizio di 2023 a questo punto, con tanti altri tornei e soddisfazioni. Grazie mille e grazie per avermi ospitata oggi. Ma che è un piacere. Ciao. Allora, signorini, direi che siamo arrivati a conclusione. Se no c'è sempre ATK, vedi, c'erano scritto anche se no c'è sempre ATK. ATK è abbastanza facile. Brava! Mamma mia come li è rectati male, mamma mia! Ci crea un arrivato secondo.